Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci renda sempre lieti nel tuo servizio,
perché solo nella dedizione a Te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vi regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. A reading from the prophet Daniel. At that time, Michael will stand up, the great prince who mounts guard over your people. There is going to be a time of great distress, unparalleled since nations first came into existence. When that time comes, your own people will be spared, all those whose names are found written in the book. Of those who lie sleeping in the dust of the earth, many will awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting disgrace. The learned will shine as brightly as the vault of heaven, and those who have instructed many in virtue, as bright as stars for all eternity. Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle Tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Verbum Domini. Le immagini usate da Gesù nella prima parte del Vangelo odierno lasciano sgomenti. Il sole si oscura, la luna che non dà più luce, le stelle che cadono e le potenze dei cieli sconvolte. Poco dopo però il Signore ci apre alla speranza. Proprio in quel momento di oscurità totale il Figlio dell'uomo verrà. E nel presente si possono già contemplare i segni della sua venuta, come quando si vede un albero di fico che inizia a mettere le foglie perché l'estate è vicina. Questo Vangelo ci aiuta così a leggere la storia, cogliendone due aspetti, i dolori di oggi e la speranza di domani. Da una parte sono evocate tutte le dolorose contraddizioni in cui la realtà umana rimane immersa in ogni tempo. Dall'altra parte c'è il futuro di salvezza che l'attende, cioè l'incontro con il Signore che viene per liberarci di ogni male. Guardiamo a questi due aspetti con lo sguardo di Gesù.
Il primo aspetto, il dolore di oggi. Siamo dentro una storia segnata da tribolazioni, violenze, sofferenze, ingiustizie, in attesa di una liberazione che sembra non arrivare mai. Soprattutto a esserne feriti, oppressi e talvolta schiacciati sono i poveri, gli anelli più fragili di questa catena. La Giornata Mondiale dei Poveri che stiamo celebrando ci chiede di non voltarci dall'altra parte, di non aver paura a guardare da vicino la sofferenza dei più deboli, per i quali il Vangelo di oggi è molto attuale. Il sole della loro vita spesso oscurato dalla solitudine, la luna delle loro attese è spenta, le stelle dei loro sogni sono cadute nella rassegnazione e della loro stessa esistenza essere coinvolta. Tutto ciò a causa della povertà a cui spesso sono costretti, vittime dell'ingiustizia e della disuguaglianza di una società dello scarto che corre veloce senza vederli e li abbandona senza scrupoli al loro destino. D'altra parte, però, c'è il secondo aspetto, la speranza di domani. Gesù vuole aprirci alla speranza, strapparci dall'angoscia e dalla paura dinanzi al dolore del mondo. Per questo afferma che, proprio mentre il sole si oscura e tutto sembra precipitare, egli si fa vicino. Nel gemito della nostra storia dolorosa c'è un futuro di salvezza che inizia a germogliare. La speranza di domani fiorisce nel dolore di oggi. Sì, la salvezza di Dio non è solo una promessa dell'aldilà, ma cresce già ora dentro la nostra storia ferita. Abbiamo il cuore ammalato tutti, storia ferita. Si fa strada tra le oppressioni e le ingiustizie del mondo. Proprio in mezzo al pianto dei poveri, il regno di Dio sboccia come le tenere foglie di un albero e conduce la storia alla meta, all'incontro finale con il Signore, il Re dell'Universo, che ci libererà in modo definitivo. Chiediamoci a questo punto, che cosa è richiesto a noi cristiani davanti a questa realtà? Chiesto di nutrire la speranza di domani risanando il dolore di oggi. Sono collegate, Se tu non vai avanti risanando i dolori di oggi, difficilmente avrai la speranza di domani. La speranza che nasce dal Vangelo, infatti, non consiste nell'aspettare passivamente che un domani le cose vadano meglio. Questo non è possibile, ma nel rendere oggi concreta la promessa di salvezza di Dio, oggi, ogni giorno. La speranza cristiana non è infatti l'ottimismo beato, anzi direi l'ottimismo adolescente, di chi spera che le cose cambino e nel frattempo continua a farsi la sua vita, ma è costruire ogni giorno con gesti concreti il regno dell'amore, della giustizia e della fraternità che Gesù ha inaugurato. La speranza cristiana, per esempio, non è stata seminata dal Levita e dal sacerdote che sono passati davanti a quel ferito dei ladri, no? È stata seminata di un estraneo, di un samaritano che si è fermato e ha fatto il gesto. E oggi, come se la Chiesa ci dice, fermati e semina speranza nella povertà. Avvicinati ai poveri e semina speranza. La speranza di Lui, la speranza tua e la speranza della Chiesa. A noi è chiesto questo, di essere tra le quotidiane rovine del mondo instancabili costruttori di speranza, di essere luce mentre il sole si oscura,
di essere testimoni di compassione mentre attorno regna la distrazione, di essere presenze amante e attente nell'indifferenza diffusa. Testimoni di compassione. Noi non potremo mai fare del bene senza passare per la compassione. Al massimo faremo cose buone, ma che non toccano la via cristiana, perché non toccano il cuore. Quello che ci fa toccare il cuore è la compassione. Ci avviciniamo, sentiamo la compassione e facciamo gesti di tenerezza, proprio lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo che ci chiede oggi. Di recente mi è tornato in mente quel che ripeteva un vescovo vicino ai poveri, anche povero di spirito lui e beato, Don Tonino Bello. Non possiamo limitarci a sperare, dobbiamo organizzare la speranza. Dobbiamo organizzare la speranza. Se la nostra speranza non si traduce in scelte e gesti concreti di attenzione, giustizia, solidarietà, cura della casa comune, le sofferenze dei poveri non potranno essere sollevate. L'economia dello scarto che li costringe a vivere ai margini non potrà essere convertita. Le loro attese non potranno rifiorire. A noi, specialmente a noi cristiani, tocca organizzare la speranza. Bella quella espressione di Tonino Bello, organizzare la speranza. Tradurla in vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, dell'impegno sociale e politico. A me mi fa pensare il lavoro che fanno tanti cristiani con le opere di carità cosiddette, il lavoro dell'elemosineria apostolica. Ma cosa si fa lì? Si organizza la speranza. Non si dà una moneta, no, si organizza la speranza. Questa è la dinamica che oggi ci chiede la Chiesa. C'è un'immagine della speranza che Gesù ci offre oggi. È semplice e indicativa al tempo stesso. È l'immagine delle foglie dell'albero di ficco che spuntano senza far rumore, segnalando che l'estate è vicina. E queste foglie appaiono, sottolinea Gesù, quando il ramo diventa tenero. Fratelli e sorelle, ecco la parola che fa germogliare la speranza del mondo e solleva il dolore dei poveri: la tenerezza. Compassione che ti porta alla tenerezza. Sta a noi superare la chiusura, la rigidità interiore, che è la tentazione di oggi, dei restaurazionisti che vogliono una Chiesa tutta ordinata, tutta rigida. Questo non è dello Spirito Santo. E noi dobbiamo superare questo e far germogliare in questa rigidità la speranza. E sta a noi anche superare la tentazione di occuparci solo dei nostri problemi per intenerci dinanzi al dramma del mondo, per compatire il dolore. Come le foglie dell'albero siamo chiamati ad assorbire l'inquinamento che ci circonda e a trasformarlo in bene. Non serve parlare dei problemi, polemizzare, scandalizzarci. Questo lo sappiamo fare tutti, eh? Serve imitare le foglie che senza dare nell'occhio ogni giorno trasformano l'aria sporca in aria pulita. Gesù ci vuole convertitori di bene, persone che immersi nell'aria pesante che tutti respirano rispondono al male con il bene, persone che agiscono, spezzano il pane con gli affamati, operano per la giustizia, rialzano i poveri e restituiscono alla loro dignità, come ha fatto quel samaritano. È bella, è evangelica, è giovane una Chiesa che esce da se stessa e come Gesù annuncia ai poveri la buona notizia. Mi fermo su quell'aggettivo, l'ultimo: è giovane una Chiesa così. La gioventù deve seminare speranza. Questa è una Chiesa profetica,
che con la sua presenza disse alle smarrite di cuore e agli scardati del mondo: coraggio, il Signore è vicino, anche per te c'è un'estate che spunta nel cuore dell'inverno, anche dal tuo dolore può risorgere speranza. Fratelli e sorelle, portiamo questo sguardo di speranza nel mondo, portiamolo con tenerezza ai poveri, con vicinanza, con compassione, senza giudicarli. Noi saremo giudicati, eh? Perché lì, presso di loro, presso i poveri, c'è Gesù. Perché lì, in loro, c'è Gesù che ci attende.
Fratelli carissimi, a Dio Padre provvidente, che arricchisce le nostre vite con suo amore, innalziamo fiduciosi la nostra preghiera. La même assurance évangélique que l'apôtre Pierre pour enseigner ceux qui ne te connaissent pas et exhorter les pécheurs. Oh Padre, ayuda a los gobernantes y a los legisladores a encontrar los recursos y medios adecuados para socorrer a los pobres, saciar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos y vestir a los que están desnudos. Tien Fuan. 请将你的话语置于死短们的重蛇上，扶持他们的工作，使他们给予受磨难者安慰，小疑虑者提出建议。 Sostieni con la tua grazia tutti i battezzati, o Padre, e rendili capaci di perdonare le offese, di sopportare con pazienza le persone moleste, di servire infermi, pellegrini e carcerati. Father, comfort with the hope of the eternal life all those who grieve for the death of their loved ones. Welcome into heaven deceased brothers and sisters who await the resurrection of the body. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Vieni in soccorso della nostra povertà e colmaci della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva da Dio Padre questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua santa Chiesa. L'offerta che ti ci presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi. Hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato. E nelle tue opere glorifica te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza. Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura te lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, e tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore, ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Thank you.
Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, o Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ha comandato di fare in sua memoria ci faccia crescere nell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Assiste con bontà il tuo popolo, Signore, e non privare mai della tua consolazione sulla terra coloro che chiami ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie.